Buongiorno, sono Anthony Genovese del ristorante Il Pagliaccio a Roma, 2 stelle Michelin. Oggi vi propongo uno snack, una spuma di mais per accompagnare i nostri cocktail estivi. Ciao a tutti, sono Patrick, sono molto onorato di stare qua ad abbinare uno dei miei drink nella casa di Anthony Genovese, 2 stelle Michelin qua al Pagliaccio di Roma. Per preparare la spuma di mais ovviamente ci servirà del mais, mais tostato, curry, curcuma, anice stellato, un po' di yuzu, olio di sesamo, burro salato e un limone, latte e panna. Puliamo il mais togliendo le foglie che non vanno buttate, anzi vanno ottenute, che prepareremo un brodo con queste foglie. Quindi stiamo cucinando il mais in acqua bollente salata all'incirca un'ora, un quarto. Lo riconosciamo subito dalla cottura prendendo un coltellino quando si stacca il chicco di mais. Ecco qua, il mais è cotto, lo pulisco con l'aiuto di un coltello, faccio scivolare i chicchi di mais, è facilissimo, e quella parte interna ovviamente la tengono, nulla viene buttato, anzi l'utilizzeremo in seconda battuta per fare il brodo di mais. Adesso possiamo iniziare a preparare la crema di mais, ossia la spuma di mais. Un po' d'olio di sesamo, un cucchiaio di burro salato, aggiungiamo il mais e facciamo compostare a fuoco basso. Il condimento, una presa di curry e un po' di curcuma, niente sale, perché già il mais, che è già abbastanza salato di suo, è l'aiuto di burro salato. Quindi non esageriamo col condimento del mais. Tempistica più o meno è una cosa abbastanza veloce, diciamo una decina di minuti a fuoco basso. Dopo andrà bagnato con un po' di panna e un po' di latte. Diciamo all'incirca 2/3 di latte per 1/3 di panna. Questa è la base, la spuma di mais. Nel frattempo Luca sta bruciando le foglie del mais, allora le possiamo tostare in forno, visto che abbiamo poco tempo, le aiutiamo bruciando in quel modo, vede? Per dare questo retrogusto leggermente affumicato al brodo di mais. Il brodo di mais è semplicemente acqua con le foglie di mais. Facciamo come se fosse un consommé classico, per 2 ore lo passiamo al chinois, lo recuperiamo e lo leghiamo leggermente. Io direi che ci siamo quasi adesso, quindi puoi aggiungere le foglie nell'acqua, per favore Luca. Avete potuto vedere, siamo partiti con foglie e dopo l'acqua, rende l'acqua sempre limpida e chiara. Aggiungiamo un po' di anice stellato, portiamo a ebollizione, appena che comincia a sobbollire spegniamo e mettiamo un coperchio. Quindi stiamo frullando il mais che abbiamo appena fatto con il burro, appena passito col burro, con l'aggiunto di panna, latte, curry e curcuma. Frullata a velocità massima, l'abbiamo setacciato per ottenere una crema molto liquida. Bene, rettifichiamo il gusto, se dovesse essere un po' troppo densa aggiungiamo un po' d'acqua di cottura del mais, ok? Non va buttato nulla. Dopo il setaccio la crema è passata, aggiungo un po' di succo di lime o yuzu o pompelmo, un succo di limone, soltanto per dare piccolo retrogusto aspro alla crema di mais, che non sia troppo dolciastra. Nel frattempo abbiamo preparato il consommé, il brodo con le foglie di mais, andiamo a setacciarlo. Se volete avvicinare a vedere il brodo quanto è limpido, porto il brodo di mais a ridurre leggermente, più che ridurre a legarsi leggermente. Legare significa diventare sciropposo, ovviamente, non è che deve diventare troppo denso. Quindi ci vorrà una decina di minuti. Noi penso che siamo pronti a concludere e a preparare il piatto. Spuma di mais che abbiamo messo in un sifone per 3 ore in frigo, a bassa temperatura, il più freddo possibile, con questo caldo, quindi deve essere una spuma freddissima. Ecco qua. Bene. Un po' di limone. Sempre per dare un tocco di fresco alla nostra spuma, il brodo di mais ridotto, che è diventato quasi un sciroppo, sciso,
maestro stato. Ecco qua, il nostro, la nostra spuma di mais, fresca, piacevole per l'estate, facile da inseguire e soprattutto deliziosa. Partiamo subito con il nome del drink, Capricorn. Perché Capricorn? Io sono famoso per fare un sacco di battute, ma soprattutto mi piacciono i giochi di parole. Capri per il limoncello di Capri e Corn per la tapas che Anthony Genovese oggi ci ha preparato per noi. Oggi utilizzeremo un Irish whisky. Io lo utilizzo primo perché sono venuto da irlandese, quindi insomma non potevo non onorare la mia terra come il limoncello, che è la mia parte italiana. Secondo perché usa una grande parte di Corn, quindi un distillato di mais. Quindi mettiamo 60 ml di Irish whisky nel nostro drink, una dose severa perché a noi non dispiace bere. Dopodiché 30 ml di Villamassa. Oggi usiamo un sour mix, è molto semplice, un mix di agrumi, darà la parte acida al nostro sour, perché sto preparando un sour. Essendo questo una spuma, la particolarità del sour molte volte è proprio questa, è quell'effetto setoso. Questo verrà dato dopo, e lo spiego fra poco senza che vi spaventate, dal bianco d'uovo. Ora utilizziamo dello sciroppo di miele. Alla fine utilizziamo un po' di bianco d'uovo. Il bianco d'uovo è un addensante naturale, viene utilizzato spesso nei sour. La prima cosa che faccio è un dry shake, ovvero rompo la struttura dell'uovo, la viscosità. Intanto raffreddiamo sempre la nostra coppetta. Allora, cominciamo, abbiamo detto dry shake. Shakeriamo normalmente, io di solito uso un due pezzi così almeno c'è più corsa, si monta di più e si shakerà bene. Quindi una vigorosa shakerata, ok? Ora che si è ben ghiacciato lo shaker, ariamo nuovamente il drink. Questa cascata permette di produrre ancora più bolle. Ora gli darò una bella ravvivata, come si dice a Roma. E da queste bolle grandi passiamo alle bolle piccole. Quello che vogliamo sentire qua è una bella setosità che vada bene con questa tapas, ma allo stesso tempo ricordare sì gli ingredienti, ma dare una texture simile. Ora qui abbiamo la nostra creazione di Mr. Anthony e finiamo con un bitter agli agrumi. Diciamo è un bitter mix di arancio e mandarino. Ed ecco qua molto semplicemente il nostro Capricorn. Secondo tapas per oggi. Ad abbinare con querida mezcal, quindi useremo il mezcal questa volta. Abbiamo sgombro, pepe rosso, le piccole meringhe, kataifi, zucchero, diversi prodotti giapponesi, ossia mirin, aceto di riso, lime, acqua e zucchero. Inizierei subito con la preparazione dello sgombro che va marinato, quindi prepariamo la marinatura dello sgombro. Acqua e zucchero. Porta a ebollizione. Tu nel frattempo prepari i nidi di kataifi, per favore. Li abbiamo leggermente unti con un po' d'olio d'oliva, li mettiamo in un stampino e vanno in forno per un paio di minuti finché diventano croccanti. Ne facciamo due, così è più bello da vedere. Io nel frattempo pulisco il pesce. Qui, come potete vedere, ho soltanto sfilettato lo sgombro, ho lasciato la pelle, ho lasciato le lische che andranno tolte dopo essere stato marinato per 3 ore. Il pesce pulito, sciroppo, marinatura del pesce, acqua, zucchero, portato a ebollizione, aceto di mele. Aceto di riso, mirin, lime,
marinatura a caldo. Perché? Togliamo l'eccesso del profumo, certe volte un po' invadente, dello sgombro. Aiutiamo a marinarlo e lo mettiamo subito in frigo per 3 ore. Prepariamo il gel di ananas che andrà ad accompagnare lo sgombro marinato. Ecco. Taglio in modo un po' grossolano l'ananas. Invece l'altra parte taglio con molto più cura e farò una brunoise, ossia dei cubetti che andranno a completare il nido di cataifi e sgombro. Quindi la brunoise adesso vado a condirla con un po' di mestral, pochissimo per non coprire il gusto profumato dell'ananas. Stiamo frullando l'ananas, le nostre scatole con un po' di lime. Ecco, ecco la crema di ananas, l'acqua di ananas. Quindi questa abbiamo recuperato la polpa della centrifuga di ananas, la portiamo a ebollizione e la leghiamo leggermente con un po' di xantana affinché diventi uno gel. Io andrei a comporre il piatto, quindi possiamo vedere lo sgombro che è quasi crudo con la nostra marinatura che ho messo a caldo. Ho lasciato le lische per non rovinare il pesce, che spesso togliendo le lische dello sgombro si strappa la carne. Io lo lascio intero e vado a tagliarlo piano piano, lasciando la pelle. Quindi quasi cotto, ma non lo è del tutto. Bene, i nidi, i cataifi, la crema di ananas, brucio leggermente la pelle dello sgombro, sto attento a non cuocere lo sgombro ma soltanto a bruciacchiare la pelle e vado a comporre il mio piatto. Crema di ananas, lo sgombro, la brunoise di ananas. Questo piatto ho abbinato un pepe rosso della Cambogia, un profumo delicatissimo di agrumi, delle piccole meringhe. Ecco il piatto finito, nido di cataifi, sgombro marinato e bruciato, crema di ananas al mescal, piccole meringhe e pepe rosso della Cambogia. Il secondo cocktail da abbinare a Mister Genovese per questa tapas con sgombro e ananas è un cocktail, diciamo, speziato, ispirato un po' sia al Messico che sempre alla tradizione italiana. Ho pensato di dare qualcosa che ricordasse sia l'ananas sia il Sud America e anche la spezia di questo meraviglioso pepe cambogiano con cui ha condito questa piccola tapas. Quindi cominciamo subito con una parte, un 30 ml di lime spremuto fresco. Anche questo è un drink shakerato. Intanto il mezcal è un prodotto fantastico, ma poi con Villa Massa e il resto è riuscito a tirare fuori dei sapori che conosciamo ma allo stesso tempo un pochettino perduti. Quindi mettiamo 30 ml di Villa Massa, poi prendiamo un mezcal di Oaxaca. È un mezcal abbastanza vegetale, come si dice a Roma, mozzica, però lo stiamo diluendo bene, quindi non dovrebbe andare male. In più c'è la tapas che ci rimette al mondo. Quindi mettiamo una dose generosa, non severa ma generosa, 50 ml. Passiamo al nostro ingrediente segreto. È una mistura tra un liquore tipico messicano che si chiama Ancho Reyes, quindi ha una sapidità, una specialità, una piccantezza molto pronunciata, mescolata con della senape di Digione e per finire delle gocce di Jerky Bitters. Il Jerky Bitters è un bitter, diciamo, della parte sud dell'America, non il Sud America, proprio la parte creola, diciamo, la zona di New Orleans e via dicendo, in cui gli dà questo boost speziato.
quindi gli diamo non troppo, quindi un 20 ml, ok? Arriviamo alla parte che ci trova, insomma, assieme alla parte acida del lime, cerchiamo una parte acida e fruttata dell'ananas, come abbiamo trovato nella tapas di Mr. Anthony. Questo è un succo d'ananas totalmente naturale di un genio che si chiama Lemia, quindi lui praticamente imbottiglia direttamente da come le frulla praticamente, quindi 30 ml. Assaggiamo di nuovo, vediamo a che punto stiamo con il drink. È sempre importante assaggiarlo prima, che una volta shakerato il drink è fatto e non si può fare molto. Secondo me è ben bilanciato, quindi vado subito a shakerarlo. Abbiamo shakerato bene il nostro drink. Ora, quello che abbiamo cercato di creare più o meno è un drink sì fruttato, abbastanza complesso, abbiamo visto tutti gli elementi che contiene. Il risultato sarà un drink di facile beva, lungo, con un finale leggermente zenzeroso. Utilizziamo la ginger beer. La decorazione, io sono un antidecorazionista per eccellenza, il drink precedente non ne aveva praticamente delle gocce. Qua mettiamo solo al ricordo della spezia del peperoncino in fili, naturalmente commestibile, solo a ricordare un po' un drink che ha una personalità abbastanza forte. Eccoci. Quale vuoi assaggiare? Questo o questo? Secondo me è questo. Questo qua come tapas. Certo. Grazie.